Mi sembra molto in tema l'argomento, no? Quello che hai letto. Noi abbiamo una strada maestra se vogliamo seguire, non, che ci siano pandemie o no, ne abbiamo un'autostrada già fatta se vogliamo seguire quel percorso lì. È molto interessante che come la dottrina e Gesù ci invitano a essere liberi. Essere liberi, pensare con la nostra propria testa, cercare di conoscere per conoscendo poter avere un ragionamento critico e appropriarci delle idee che ci sono. Che sono idee utili per noi, per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi ci dà questa grande responsabilità di essere liberi, perché di ascoltare quello che ci viene dato, ma passare tutto questo sul crivo della nostra ragione. Molto, però è bellissimo. Perché così ci responsabilizza anche, no? Quindi noi siamo liberi anche delle nostre azioni, quando sono condotte bene, ma anche quando sono condotte male. È per questo che, diciamo, è sempre una scoperta, cioè l'amore che ci sta attorno è talmente grande che noi, è difficile che noi possiamo comprenderlo. È vero. Passiamo alla preghiera, cosa dici? Allora, ci mettiamo comodi sulla sedia, chiudiamo gli occhi. Grazie Padre per essere qui riuniti nel tuo nome, cercando di trarre dalla tua sapienza gli insegnamenti per la nostra crescita interiore. Grazie per la tua misericordia, per la tua bontà, per il tuo immenso amore, nell'accogliere tutti quanti i tuoi figli come il figlio prodigo. Grazie per il tuo figlio, il Maestro Gesù, che ci ama tanto. Grazie, Maestro, per il tuo insegnamento, per il tuo esempio, per il tuo sacrificio. Grazie, Padre, per le guide, i mentori, gli assistenti e i medici del piano astrale superiore, che accolgono, aiutano, curano, orientano tutti noi fratelli incarnati e disincarnati. Grazie anche per il nostro angelo custode che ci è sempre accanto e ci guida sui sentieri della verità, della giustizia e dell'amore. Grazie Padre per essere amati, protetti e benedetti, così che anche noi possiamo amare, benedire e proteggere noi stessi, gli altri e tutto il mondo. Grazie Padre per questa opportunità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci da tutti i mali. Così sia. Grazie. Sia. Allora. Benvenuta Mara. Benvenuta Mara. Ciao Mara. Spero che tu Ciao, non ciao sia a tutti. rimasta molto tempo a aspettare. Un pochettino, va bene, dai. Oh mio Dio. Allora, ho visto che hai già iniziato con la registrazione, ottimo, spero che tutti quanti siano d'accordo. Ho cominciato senza volere, scusate. No, sono Allora, stata io. non sono stata io, vero? Sì? No, non sei stata tu, sono stata io. Ah, ok, Comunque, bravo. per me va benissimo, l'importante è che magari qualcuno non sia d'accordo, l'importante è che vada bene per tutti, così Sì. magari poi resta eventualmente a disposizione per chi è assente, certo.
Noi su Cammino della Luce abbiamo messo solo l'audio della registrazione. Quindi, okay. Io so che c'è un modo di chiedere l'autorizzazione, imparerò e poi la prossima volta chiederò a ognuno l'autorizzazione, ok? Ottimo, ottimo, ottimo. Grazie. Allora, noi abbiamo parlato la settimana scorsa dell'importanza di ricevere le persone che cercano la casa spiritista in modo in generale, no? Accogliere le persone che arrivano per la prima volta nella nostra casa. Oggi cominciamo a pensare sul dialogo fraterno, sul lavoro che abbiamo intenzione di sviluppare. Per pensare a questo lavoro è utile che cominciamo a pensare sull'etica. L'etica è definita come una parte della filosofia che pensa, che indaga, che ricerca i principi che motivano e disciplinano e guidano il comportamento umano. Cioè, perché le persone fanno una cosa, come la fanno e quali sono i passi che intraprendono per fare quello, no? E anche noi dobbiamo pensare a, se vogliamo iniziare un lavoro, che cosa vogliamo di questo lavoro? Qual è il nostro obiettivo? Perché lo faremo, come lo faremo, dove lo faremo e dove vogliamo arrivare con quel lavoro lì che proponiamo. Gli obiettivi del dialogo fraterno sono obiettivi già stabiliti dagli spiriti. È un lavoro, come noi sappiamo, è un lavoro molto importante dentro della casa spiritista. È uno dei lavori principi della casa spiritista. Quindi gli obiettivi sono già posti nelle opere di Manuel Filomeno di Miranda e di Joana de Angelis. Quindi Marlon Reykdal, che è l'autore del libro che stiamo seguendo, segue questi principi già dettati da Manuel Filomeno di Miranda e Joana de Angelis, perché sono spiriti di alto grado e quindi lo seguiamo come ci hanno già insegnato loro. E cominciamo il primo obiettivo dell'incontro, dell'attendimento fraterno o del dialogo fraterno è dato, che andiamo a commentare, è quello dato da Joana de Angelis. Joana de Angelis dice che il dialogo fraterno è una porta di servizio edificante aperta a tutte le creature che hanno perso la strada o si sono persi da loro stessi. Mira ad accendere la luce nelle tenebre, offrendo un percorso nel labirinto, fornendo speranza nel disincanto. Questo è l'obiettivo del dialogo fraterno. Quindi è una porta di servizio edificante, aperta a tutte le creature che hanno perso la strada o si sono perse da loro stessi. Quindi cominciamo a parlare del tipo di persona che viene a cercarci. Che tipo di persona viene a cercare un dialogo fraterno? Che pubblico abbiamo? Quindi capire che la persona che viene a cercare il dialogo fraterno è in una situazione di sofferenza è molto importante. Importante prima di tutto perché avrò un rispetto a questa sofferenza e poi se noi riusciamo a capire qual è lo stato di sofferenza
esistenziale di quella persona lì, noi possiamo tracciare un percorso per aiutarla. Noi non abbiamo idea di qual è la sofferenza che muove quella persona, sarà molto più difficile per noi tracciare un percorso che possa aiutare. Cioè, è pressoché impossibile. Quindi, il rispetto alla persona che ci viene a cercare, no? E qui facciamo una riflessione anche su quello che abbiamo detto settimana scorsa. Il dialogo fraterno non va fatto nella reception, non va fatto per strada, non è una pacca sulle spalle, è due parole. Il dialogo fraterno ha bisogno di svilupparsi in un luogo adeguato. E chi fa il dialogo fraterno deve essere una persona capace. Deve essere una persona capace di fornire un qualcosa di speciale, non un semplice consiglio, no? Come vedremo. E, come noi sappiamo che nella vita non è fatalismo, non è fatta di fatalità, di cose che sono prestabilite e da lì non si schioda. La nostra vita è fatta delle nostre scelte, quindi scelte che abbiamo fatto sì nel piano spirituale, ma anche scelte che abbiamo qui, adesso, anche in modo di affrontare una scelta, un percorso che abbiamo stabilito nel piano spirituale, è una scelta e è una libera nostra scelta. Perché se io ho una sofferenza, non lo so, una malattia, posso decidere io di affrontarla con rassegnazione, con depressione, con ottimismo, con rabbia. Cioè, sono tutte scelte che facciamo che vanno a migliorare o peggiorare la nostra situazione, quella reincarnatoria, diciamo. Quindi, nostra intenzione è aiutare la persona che ci viene a cercare a scegliere liberamente. Quindi torniamo alla nostra lettura di oggi, no? Cerchiamo di dare a lei strumenti per attuare le scelte nella sua vita. Quindi, cosa vuol dire accendere la luce nelle tenebre? Offrendo un percorso nel labirinto, fornendo speranza nel disincanto. Cioè, qui noi stiamo parlando, chi è che accende la luce nelle tenebre? È qualcuno che è fuori dal problema, quindi non è la persona stessa che lo sta vivendo, ma non è un salvatore. Io, come attendente di dialogo fraterno, non posso pensare di salvare nessuno. Non è nella mia capacità. Non c'entra nulla, non siamo salvatori. Non risolviamo problemi. Qual è la luce che noi accendiamo per quella persona lì? È la luce che viene dall'alto, è la luce che viene dalla dottrina spiritista. Chi è? Quello che può fare la differenza nella vita della persona. Quindi noi la luce andiamo a prendere delle opere basiche e delle opere poi sussidiarie della dottrina che vanno a completare sull'argomento specifico. E quindi la cosa... la dottrina spiritista è un percorso sicuro. Noi dobbiamo dare alla persona, noi abbiamo intenzione di fornire a questa persona un percorso che sia sicuro affinché lei possa risolvere i suoi problemi. E noi, utilizzando questa risorsa della dottrina, che non è nostra,
possiamo stare tranquilli perché nel nostro mestiere di ausiliare le persone, perché non dobbiamo contare sulla nostra capacità di consiglieri. Non è la nostra capacità, è una medicina che viene dall'alto, è la dottrina. Non siamo lì, Ellen, Sandro, Enrico, Silvana, no. Noi lì siamo rappresentanti della dottrina spiritista. Noi cercheremo di cogliere delle nostre conoscenze della dottrina spiritista un percorso che possa aiutare quella persona. Perché? Perché noi stiamo parlando di un pubblico che è privo di speranza o che è disorientato, che viene in cerca dell'ultima spiaggia tante volte nel dialogo fraterno. Chi è che cerca il dialogo fraterno? È chi non sa più dove andare. E quindi è indirizzato lì, viene lì come cercando una zattera per salvarsi dalla situazione che sta vivendo, no? Quindi io penso molto alla nostra formazione. Io credo che la nostra formazione sia fondamentale. Per fare il dialogo fraterno sarebbe molto importante, è molto importante conoscere con sicurezza la dottrina e possiamo pensare di sviluppare dei gruppi per studiare i grandi temi, perché i temi sono un po' più o meno quelli, no? Della famiglia, del suicidio, delle compulsioni o della perdita di un parente, un po' quello. Ma noi dobbiamo sapere cosa dice la dottrina spiritista sul divorzio, o cosa dice la dottrina spiritista della compulsione sessuale, o cosa dice la dottrina spiritista della perdita dei parenti. Non è la mia opinione, non è la vostra opinione. Dobbiamo studiare questi temi, essere preparati, perché il problema è che quando apriamo quella porta non sappiamo chi arriverà lì. E quindi dobbiamo avere un'idea generale di che cosa dobbiamo dire. Già una preparazione che sarà durante tutta la nostra vita. Però dobbiamo iniziare questa preparazione. È molto importante avere in mente che quello che noi abbiamo da dire non è che ognuno di noi è frutto da quello che ha assimilato, da quello dei pensieri che ha, dalla famiglia, dal mezzo, dalla società. Ma il mio percorso non è necessariamente il tuo percorso. Può darsi che il mio percorso non sia utile a te. Il modo come io ho affrontato quello stesso tema non è utile a te. Quindi il mio consiglio personale a te non è utile, non c'entra con dialogo fraterno. Nel dialogo fraterno noi non dobbiamo dare consigli alle persone e neanche riportare la nostra esperienza, perché la nostra esperienza è nostra e noi stiamo parlando di un essere che è infinito, è individuale, è unico, non è come noi, non è lo stesso problema, anche se è lo stesso tema, ma non è uguale. E quindi nell'attendimento fraterno, nel dialogo fraterno, dobbiamo stare molto attenti a non fornire consigli. E questo è una cosa che urta un po'
nella nostra quotidianità, la nostra abitudine. Perché quando una persona che sta soffrendo arriva a noi, comincia a raccontarci un suo problema, non so voi, ma io la prima cosa che vorrei fare è fare sparire quel problema lì, è dare una soluzione, è cercare di aiutarla, è smuovere cielo e terra per aiutarla. Però non è il nostro lavoro. È come io penso molto su quella quale storiella che c'è della farfalla quando esci dal guscio, che adesso non mi ricordo in italiano come si dice, bozzolo, bozzolo. E che è là tutta molle, tutta in difficoltà, tutta bagnata, tutta... E io cosa faccio? Lo rompo per aiutarla a liberarsi. Però lei non ha le ali forti per poter volare e muore. Forse è la stessa cosa qui nel dialogo fraterno. Se io dico a una persona fai questo, fai quello, fai quell'altro, io posso danneggiarla. Io posso veramente creare un problema per quella persona lì. Perché intanto non ho, in 40 minuti di dialogo fraterno non mi ha detto la vita. E anche se mi avesse raccontato vita, morte, miracoli, ho sentito solo la sua versione dei fatti. E quindi come faccio a dire fai questo, fai quello? E Allan Kardec non ha fatto questa domanda agli spiriti. Quindi se non ha fatto la domanda agli spiriti, non dobbiamo dire. Cioè, noi dobbiamo avere questo come faro, quello che ha chiesto Allan Kardec agli spiriti. Se noi non abbiamo un contenuto dottrinario per quella persona lì, è meglio non dire nulla. Se non sappiamo con certezza di che cosa stiamo parlando dentro della dottrina spiritista, siamo zitti, che è meglio. Almeno non facciamo danni. Quindi, se arriva una persona con un problema che noi non abbiamo ancora approfondito, che non sappiamo da che parte girare, cosa facciamo? Ascoltiamo, lasciamo che parli e poi ci limitiamo a invitarla a frequentare la casa, le riunioni, i passi, leggere il libro degli spiriti, leggere il Vangelo, basta. È sufficiente. Non dobbiamo inventarci delle cose da dire perché è peggio. E Michael Marlo Heidkau nel suo libro ci ha portato degli esempi di come non fare le cose. E quindi lui dice, per esempio, arriva una persona che parla di una compulsione sessuale. Io non so cosa dice la dottrina, sono piena di preconcetti, sono ignorante in questa materia, non so nulla cosa dico. È fede e preghiera. No? Io stimolo quella persona ad avere fede e pregare. Però questo è un problema, perché fede e preghiera non risolvono compulsione sessuale. E quindi bisogna anche indicare una psicoterapia. Cioè, dobbiamo capire un attimo che ci sono degli argomenti che non basta
consigliare fede e preghiera, anche perché se io consiglio fede e preghiera a una persona che è completamente fuori di sé, dove va a cercare la fede e la preghiera? È molto profondo l'argomento, perché anche questa cosa che noi siamo, almeno io, penso molto di consigliare la gente a pregare, ma non sempre è un buon consiglio. In generale sì, ma nel caso specifico, se consiglio una persona che non crede in Dio di pregare, a che Dio pregherà? Pregare è stabilire una connessione. Stabilisce la connessione con chi? Con che cosa? Quindi bisogna che facciamo un po' di ragionamenti su queste cose qua. Lui parla di un altro che sente voce, di un giovane che arriva nel centro spiritista e sente voce. E quindi viene consigliato di andare a prendere i passi, leggere il Vangelo, pregare. Questo va benissimo in linea generale, ma aiuta molto anche indicare un psichiatra, perché non sempre queste voci sono voci dello spirito, lo vedremo un po' più avanti nel libro. Non sempre sono voci che vengono da un essere esterno, un'influenza spirituale. Possono anche essere problemi di origine psichiatrica. Quindi dobbiamo un po' stare attenti alle cose che noi diciamo. Quindi riassunto di questo è che le orientamenti puramente dottrinali, ma disconnessi dalla problematica specifica, possono essere addirittura dannosi. Okay? Io sto parlando, ma se qualcuno vuole intervenire, io sono contenta. Sì, l'argomento è molto interessante per quello. Mi viene in mente un po', se posso intervenire, sì? Una persona che si trova nelle sabbie mobili e ha bisogno di essere salvata, chiede aiuto. Allora, noi, per salvarla, dobbiamo capire che rischiamo la stessa situazione, cioè non siamo in grado di aiutarla, se non che possiamo lanciargli una corda, possiamo lanciare un laccio che gli permetta di aggrapparsi. Io sento un eco, sento ci sono dei microfoni aperti. Quindi praticamente questa fune può essere un aiuto per lei, ma anche se capisce, se accetta questo aiuto. Perché tante volte, come dici tu, non è detto che appunto a volte sono l'ultima spiaggia, no? E le hanno provate un po' tutte e sono un po' resistenti, sono un po' refrattari a queste cose. Cioè non è che perché dai un consiglio, come dici tu, ok, guarda, qua hai la possibilità di trovare molti contenuti che ti possono far capire
Io sto parlando anche di persone molto evolute, eh? Non sto parlando soltanto di chi si trova in certe dinamiche. Io sto parlando anche di persone che magari hanno fatto dei percorsi, ma appunto perché hanno fatto dei percorsi pensano anche di sapersi rigestire da soli. E sono molto refrattari ad avvicinarsi a certi ambienti che magari considerano sette o cose di questo tipo, capisci? Magari lì possono trovare una soluzione. Quindi chi ha magari sente parlare di Vangelo, oppure visto che siamo in Italia, la Chiesa o cose di questo tipo, non si lasciano tanto convincere di questo, voglio dire, di questa soluzione, che all'interno può esserci la soluzione. Forse ho detto tante cose, ma il succo... Sì, noi stiamo parlando di una persona che è venuta a chiederci aiuto. Quindi è venuta lei a chiedere. Quindi partiamo già da una persona che pensa di aver bisogno di un aiuto. E il nostro compito nel dialogo fraterno è quello di offrire i percorsi, quindi capire la problematica, trovare il tema nella dottrina spiritista. Marlon Heidkau, lui addirittura ci insegna a prendere nel libro degli spiriti, per quello parlavo di studiare i grandi temi, fare un elenco, per esempio, famiglia, questioni tale tale del libro degli spiriti o del Vangelo, suicidio, questione, in modo che possiamo identificare il tema e andare a catturare il tema dentro della dottrina. E poi vedremo di offrire questo tema alla persona. Ma poi la decisione di percorrere la strada è sua. Cioè noi possiamo fare, possiamo cercare di offrire e dobbiamo prepararci per offrire il meglio, ma il libero arbitrio è proprio suo. Cioè, come abbiamo detto, il percorso che io ho intrapreso, che per me è un percorso sicuro e che la dottrina spiritista è per me risponde alle mie domande, mi aiuta, mi dà forza, mi sprona ad andare avanti, ma qualcuno mi può anche dire, c'è chi vede gli spiriti e dice che non ci crede, quindi noi siamo. Ma è per questo che ti dico, persone che hanno facoltà medianiche e pensano di non essere un medium. E hanno tutte, cioè, tutti quanti gli dicono questo, ma ancora non sono convinte di questo. Non è convinto, anche perché poi uno magari ha paura della responsabilità, ha paura di che cosa vuol dire, quindi indietreggia. Però noi siamo qui, quando vorranno siamo sempre qui. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Aiutateci con le vostre riflessioni. Io dai Brasile, di solito loro fanno la triage e incamminano sempre per i passi.
Ci sono dei casi che loro fanno un ciclo di disobsessione, ma senza la persona presente. Fanno un ciclo e dopo rifanno nuovamente il colloquio con la persona, a vedere cosa è cambiato, cosa è migliorato, e si vedono che è necessario ripetere nuovamente il lavoro della disobsessione. La persona è sempre lì, deve venire ogni settimana per assistere a delle conferenze pubbliche, a prendere i passi, l'acqua magnetica, l'acqua fluida. Io qui in Italia, all'inizio, quando sono arrivata, facevo il lavoro di assistenza domiciliare, dove io andavo nelle case e a volte aveva dei spazi di tempo che, in quanto facevi il lavoro, facevi delle chiacchiere anche con le persone. E io ho visto parecchie persone, sai, con i cuori molto, diciamo così, duro, da non accettare la parola, per più che questa persona era in sofferenza, e dire che la mia presenza lì gli faceva bene, la persona è arrivata a un punto da dirmi che non voleva più sentire io parlassi di Dio. In altri luoghi la persona diceva: ah, Regina, non vedo l'ora che tu ritorni nuovamente, perché mi fa tanto bene questa chiacchierata che facciamo. Certo. Regina, a me è sembrato di capire che questo dialogo che tu proponi, no? Quando vai a parlare con le persone, sia un dialogo fraterno, perché porti speranza, porti la dottrina, no? Forse qui stiamo parlando di di cercare di fare un orientamento a qualcuno che ci ha chiesto, che viene a chiedere la nostra, chiedere nella nostra casa, no, spiritista, un soccorso. Non so se ho capito bene. No, ho detto prima l'esperienza che avevo in Brasile. Sì. No? Delle persone che venivano alla casa, facevano il colloquio e ero incamminata per il trattamento. Certo. Il trattamento base era questi, assistere le conferenze. Le conferenze e i passi. Passi, l'acqua fluida, la persona era, si faceva una scheda dove si metteva tutta la problematica e quella andava per il lavoro di disobsessione. Sì, la proposta qui di Marlon, da quanto io ho capito, è: può darsi che ci sia la necessità di indicare e portare una persona anche per un lavoro di disobsessione o un lavoro così,
però è quello di farla prendere lei le redini della sua situazione e farla capire che dentro della dottrina, se lei approfondisce certi argomenti, lei stessa può cambiare o comunque capire quella situazione che vivi. Questo lavoro di disobsessione è secondario o è complementare, non è secondario, scusami, è complementare a questo primo obiettivo che noi ci poniamo. Cioè, noi qui stiamo studiando il libro e quindi stiamo andando per step. Il primo obiettivo è quello di offrire alla persona un percorso sicuro di conoscenza di se stessa e della dottrina. Poi ci saranno altre azioni complementari. Sì, Ellen, ma quando la persona arriva a chiedere aiuto, arriva e quando arriva a questo punto già è in stato di esasperazione, quindi tu non gli puoi dire che lei deve studiare, che deve fare. Il primo trattamento sarebbe questo, le conferenze pubbliche, i passi, perché dopo la persona lì, quando la persona si trova bene, che senti una certa tranquillità, una pace, lei vorrà ritornare altre volte, vorrà scoprire, diciamo così, cosa si fa lì, cosa... Sì, sì, solo che quello che sono d'accordissimo con te, ma dobbiamo cercare di farla vedere che per la sua problematica specifica, particolare, c'è la risposta. Perché le riunioni pubbliche, per esempio, parlano di tante cose. Nella pubblica possiamo parlare di mille argomenti e l'argomento che interessa a quella persona lì può essere prenotato per fra 6 mesi. È quello che noi qui ci stiamo ponendo gli obiettivi del dialogo. Quindi il caso specifico lo andremo a vedere più avanti. È un po' più chiaro, Celia? No, no, sì. È perché qua io ho avuto dell'esperienza che se io avessi delle tipo come a Padova, che c'è un luogo fisico, molta persona cercherebbe, perché esiste una grande sofferenza, né? Sì. Che la gente porta. Sì. Quindi è proprio con l'auspicio che ci siano grandi lavori per noi, è sì. Che stiamo cercando di fare la formazione che Gesù dice che quando il lavoratore è pronto, il lavoro arriva. Quindi cerchiamo di essere pronti. Quindi stiamo analizzando un attimo quello che dice Joana, no? Vi ricordate la frase di Joana? Quindi là, il dialogo fraterno, una porta di servizio edificante, aperta a tutte le creature che hanno perso la strada o si sono persi da loro stessi. Mira ad accendere la luce nelle tenebre, offrendo un percorso nel labirinto, fornendo speranza nel disincanto.
ragazzo. E lì, cosa vuol dire offrire luce, percorso e speranza? Cosa vuol dire offrire speranza a una persona? Non basta dire andrà tutto bene, vedrai, stai calmo, che andrà tutto bene. È quello che vogliamo fare, perché vogliamo rincuorare la persona. Però la speranza è un ricorso terapeutico importantissimo. È il ricorso terapeutico per eccellenza. Se uno non crede che può cambiare quella situazione, è difficile che intraprenda una strada. E quindi noi dobbiamo riflettere molto sul nostro ruolo, e perché noi dobbiamo essere capaci di partire dalla comprensione del problema alla luce della dottrina, tenendo per creare il percorso, tenendo come punto di partenza il problema della persona, per stabilire questo percorso. E per fare ciò dobbiamo sapere anche chi è quella persona lì che è venuta a parlarci. Magari se è una persona che conosce già la dottrina, se crede in Dio, se ha avuto qualche esperienza con la fede, se, cioè, chi è quel soggetto, in che parte del labirinto è questa persona? Perché se io mi trovo con una persona che è all'inizio del labirinto e che non sa neanche che esiste Dio, parlerò con questa persona in un modo. Dovrò presentare Dio a questa persona. Ma se io parlo con una persona che è nel bel mezzo del labirinto, sa che esiste Dio, sa di avere un problema, ma non sa come uscire, parlerò in un altro modo. E se parlo con una persona che è verso l'uscita del labirinto, ma è stanca morta, perché magari sta combattendo delle situazioni nella sua vita e è stanca, perché ci sono momenti in cui uno è stanco, ne parlerò in un altro modo. Quindi, tenere ben presente il soggetto, la persona che ci viene a chiedere, no? Aiuto. Marlon ci fa una conclusione di questo primo obiettivo. Quindi, quali sono le... qual è la conclusione di questo nostro primo obiettivo? Allora, il primo obiettivo è sapere che la luce che noi accendiamo non è la nostra, è la luce della dottrina spiritista. È il percorso della dottrina spiritista. Quindi non è Helen, non è Enrico, Silvana, Celia, Anna, non è la nostra luce, la luce del Cristo. Noi siamo rappresentanti del Cristo in quel momento lì, in tutti gli altri anche. Noi non dobbiamo direzionare la vita delle persone sulla base della nostra esperienza, perché ognuno ha il suo percorso. Dobbiamo rispettare l'individuo che è davanti a noi. Quello che è buono per me non è buono per te. Quello che ha funzionato con mio figlio non funzionerà con il tuo. O quello che secondo me non ha funzionato con una persona
magari può funzionare con un'altra. E quindi consigli zero. Dobbiamo avere la forza di non dare consigli. E per offrire un percorso sicuro è necessario innanzitutto identificare qual è il punto di partenza della persona, dove si trova in questo labirinto, per avere chiarezza sul percorso a proporre e sicurezza anche nel percorso da proporre. Io avrei finito, se vogliamo un po' parlare di tutta questa cosa, se pensate che è facile, che è difficile, che ce la possiamo fare. Cosa dite? Ce la possiamo fare? Brava! Posso? Sto raccontando, in Ravenna c'è una chiesa che ogni primo sabato del mese c'è un prete che viene di un'altra regione a fare delle messa e esorcismo. Guarda, io sono andata per due volte per curiosità e tu vedi che quando lui inizia a fare della preghiera c'è della gente che piange, della gente che urla, della gente che si cade per terra, si striscia come una vipera. Guarda, è una cosa. C'era una ragazza che io l'ho conosciuto perché li aveva visto in una città qua vicino. Io ho chiesto alla persona che mi ha portato in questa chiesa quando era iniziato con quella ragazza, e la persona mi ha detto: guarda, dopo che è morto babbo, lei è iniziato a stare così. Quindi per noi che siamo che avremo conoscenza della dottrina spirita, sappiamo bene cosa accade. Dopo a Forlì ho conosciuto un naturopata, lui già era in pensione, però lui aveva una persona che veniva fra la settimana. Lui attende le persone con questa ragazza, che lei tu metti la mano sopra la sua mano e lei va a cercare chakra per chakra se c'è qualche problema, cosa che non va. Sono cose diverse cose che possono aiutare le persone, ma sono completamente diverse dal nostro dialogo fraterno. Che anche la domenica questa persona fa attendimento, però non a pagamento, ma è pieno di gente che va, e la domenica lui è più mediana per lavorare, e così attentamente è più veloce, ma per così dire che le persone quando sono sofferenti e sanno dove andare, diciamo così, loro ci vanno. Sì, ma come vanno anche nella chiesa, cioè le persone stanno cercando, le persone che soffrono, tante persone che soffrono, stanno cercando, e magari cercano nel buddismo, nella chiesa cattolica, in queste altre forme di non so se sono manifestazioni, non so se sono religioni, queste forme, e noi ci stiamo preparando per offrire un ascolto e una forma di orientamento dentro di quello che è la nostra dottrina.
ma hai fatto bene a dare gli esempi di persone che soffrono e mi sembra che tu stia sottolineando che tante persone hanno bisogno di aiuto in questo periodo. Sì. Giusto, Celia? Posso confermare? Ti do solo un dato, poi lascio parlare anche gli altri, perché anche Anna desiderava parlare. Sì, non ti preoccupare. La Chiesa praticamente raccoglie ogni anno 500.000 richieste di esorcismo. Uh-huh. Quindi persone che hanno bisogno, però vedi il discorso, chiedono aiuto, ma che lo facciano gli altri? Ottima ponderazione questa tua. Noi nel dialogo fraterno non stiamo qui per fare il lavoro degli altri. La dottrina spiritista è di liberazione. Offri la libertà, ma la libertà deve essere cercata, lavorata e ottenuta da te stesso. Conquistata, la libertà è una conquista. Sandro, scusami che ho... No, era per farti notare il punto di vista quando gli dai delle nozioni da sviluppare e quando loro chiedono che tu gli risolvi il problema, punto. Capisci il discorso? È per questo che a volte sono refrattari a questo problema. Loro magari vengono e chiedono l'aiuto, ma poi quando gli fai capire che la soluzione sta dentro di loro, allora non gli va più bene. È un po' una questione. Appunto perché tu li vuoi liberare, capisci? Perché magari una seduta di esorcismo o una o due o dieci, magari li metti in una condizione di stare un po' meglio, ma non è che risolve totalmente il problema. Perché appunto dipende da noi. E allora è una condotta, è una valorizzazione che dobbiamo prenderne coscienza. Però è una riforma intima, voglio dire, che dura, non finisce mai. Ma dobbiamo capirlo noi, quindi è importante che vengano lì e che noi siamo lì proprio per dirgli questo. Esatto. Cioè, però ci troveremo anche queste situazioni che loro chiedono che il problema sia risolto. Ecco perché magari tante volte non si faranno più vedere, oppure magari, no, come ha detto Regina, magari non vogliono sentir parlare di queste cose, perché dà sui nervi a loro, perché li mettono in primis responsabili. Sì, è importante che noi teniamo presente qual è il nostro obiettivo. Certo, certo. Poi, ragazze, libero arbitrio, dobbiamo anche rispettare. Cioè, uno viene a cercare nella casa spiritista un dialogo fraterno. Il dialogo fraterno nella casa spiritista si fa in questo modo, con le direttive, con gli obiettivi che sono stati già tracciati da Manuel Filomeno di Miranda e da Joana De Angelis. Cercheremo di fare il nostro meglio dentro di questo obiettivo. Poi, io voglio che tu cambi mio marito perché non mi va bene. Ciccia, mi dispiace per te, non posso fare, non. Anche perché cambiamo il marito e questa trova un altro problema, perché il problema non è il marito. Ma perché la soluzione non deve venire da fuori, deve venire da dentro. Certo, ma io ti parlo proprio per esperienza, perché conosco persone che magari con problematiche abbastanza pesanti per una medianità non coltivata, e praticamente li ho portate al centro a Padova, e praticamente magari non,
non alla sede dove siamo adesso, ma l'ho fatto conoscere tutto il resto, e quando hanno sentito un po' che aria tira, se la sono presi e sono andati via. Quindi probabilmente è un discorso di vibrazione, è un discorso che devono fare il suo percorso, devono sbatterci la testa, devono capire quello che vogliono veramente. È giusto quello che stiamo dicendo qua, ma noi stiamo dando un'opportunità ed è giusto che noi stiamo lì proprio per questo. E è importante che noi non dobbiamo fare quello che vuole la persona. Perché non è che la persona vuole lì a sentire che faremo questo, faremo quello, andiamo a casa tua a parlare con tuo figlio. No, no. Noi non stiamo lì per risolvere i problemi. Noi stiamo lì per orientarti a seguire un determinato percorso. Poi, quello è il lavoro. È per quello che quando Marlon ha scritto il libro, l'ha scritto perché noi dobbiamo essere coscienti di quali sono i nostri obiettivi. Perché se no, quando noi cominciamo a parlare con le persone e le persone dicono io non voglio venire più al dialogo fraterno o io non voglio più sapere del centro di Padova o non voglio più vedere Ellen, che io sappia che non è un problema mio, che è una scelta di quella persona lì. Perché se no sto male perché no, lei non vuole fare questa cosa. Se io capisco che quella persona è un universo che ha il suo libero arbitrio e che io ho fatto tutto quello che potevo fare dentro del proposito, della proposta della dottrina spiritista, devo anche imparare a fare il mio dovere e aspettare che arrivino i frutti. Perché a volte cosa succederà? Che il frutto del nostro dialogo fraterno germoglierà fra non so quanto. La semente che noi abbiamo seminato lì sarà germoglierà non adesso. Non è in grado, non è il momento. Giustamente, basta che ci guardiamo noi, no? Perché esatto. non è detto che stiamo... Chissà da quando ci innaffiano. Io sono una che dico, ma ho bisogno di cambiare problema, perché non è possibile. Anna, scusa, parla. No, io volevo agganciarmi al discorso di Celiar, che ho conosciuto, ci sono tanti di questi, non solo sacerdoti esorcisti, ma anche laici che vanno a Reggio Emilia. C'è uno che ogni primo sabato del mese, anche lui, fa questa, le chiamano preghiere di guarigione. Ce n'è uno anche a Padova, è anche collega di Enrico, che fa queste cose. Purtroppo, queste persone che si rivolgono in questi posti, che hanno, di solito sono persone che soffrono di ossessioni, sono gli stessi preti che li invitano ad andare lì, a non pensare ad altro. Io ho due questi amici che vanno lì, che vanno anche da altre parti, gli ho accennato, guardate, ma perché non vi indirizzate magari da un'altra parte, visto che sono... Per carità, il prete gli ha detto che non tutte le parole che finiscono con ismo è negativo. Pertanto, per loro è una cosa... è tabù, non possono parlarne, non possono, hanno una specie di paura. Mi intendi, mi capisci? Uh-huh.
E questo succede anche però che la casa spirita oppure il centro, magari che uno sa che ci sono attraverso amici brasiliani, perché se uno non conosce un brasiliano, qualcuno non sa dell'esistenza di una casa spirita a Verona, o non so, io, perlomeno io sono venuta a sapere di una casa spirita esistenza tramite la ragazza che viene da me, lei è brasiliana, e da Anna andiamo, e siamo andati e ho capito che, però io non conoscevo di questa, non conoscevo questa possibilità. E uno di solito la tiene per come ultima spiaggia. Uno va dallo psichiatra, dallo psicologo, dal prete esorcista, poi va alle preghiere, va ai rosari, poi magari vede che non conclude niente, ecco, va a casa spirita. Adesso non è che uno vuole trovare la soluzione, capito? Però magari, come dice Celiar, magari non nemmeno dire, ecco, non so. Io non una soluzione, però instradare una persona sì. No, appunto, Anna. Stradare una persona e offrire il percorso dentro delle opere della dottrina. Quello è stradare una persona. Sì. Cosa intendevi con stradare una persona? Stradare una persona, non più o meno, fargli capire di cambiare atteggiamento. Sì. Sì. Dentro dell'opera, cioè, perché poi andremo a vedere, poi questo percorso è molto bello, perché in questo momento noi stiamo parlando degli obiettivi, quindi stiamo parlando che non è il nostro compito essere consiglieri, che noi dobbiamo tenere presenti la persona e la dottrina spiritista per poi fare questo ponte, ma più avanti andiamo a vedere come orientare la persona, seconda della problematica che avrà, dove trovare nella dottrina i punti che sono utili a lei, e quindi sì, stradare in questo senso qui, e anche cercando, anche nel momento di capire qual è la problematica, dobbiamo capire qual è la problematica di quella persona lì, sai? Perché tante volte succede che una persona che viene a parlare con me mi parla di un argomento, faccio un esempio molto semplice, mi parla del marito. Mi parla del marito, che è questo, che è quello, che è quell'altro, che si lamenta. Io sono avvocato, la prima cosa che penso vuole separare. Facciamo divorzio, facciamo la separazione. No, lei non vuole separare. Lei si sente, magari si sente poco valorizzata, poco ammirata. Quindi qual è il problema di quella persona lì? Devo andare a cercarlo per, a partire dal suo problema, trovare nella dottrina spiritista, non a partire da quello che io penso che è il problema. In questo momento noi stiamo studiando gli obiettivi. Quindi stiamo solo cercando di capire che il nostro obiettivo, quando facciamo il dialogo fraterno, è trovare questi due punti che sono fondamentali. Poi
andremo a sviluppare le altre problematiche, perché il nostro percorso è lunghetto, cioè non è, dobbiamo esercitarci a fare questo lavoro qui. Posso aggiungere una cosa? Sì. Allora, visto che questa persona è venuta magari a chiedere aiuto, è venuto a trovare un sostegno, eccetera, eventualmente noi possiamo comunque, indipendentemente da come procede il dialogo e se ci sarà un futuro oppure se accoglierà la nostra direzione, tutto il resto, possiamo comunque fare delle vibrazioni per quella persona, delle preghiere, che eventualmente la spiritualità illuminerà quell'anima, quindi quello spirito. Quindi magari troverà lei dentro se stessa il momento giusto di capire certe cose, quando le vorrà capire. Anche questo è un modo di aiutare quell'anima. Sì, è una cosa che possiamo fare. Cioè, nello studio che stiamo facendo adesso, siamo un po' specifici. Poi apriamo per, ovviamente, per tutte queste possibilità, no? Chiaro che a partire dal caso concreto, noi andiamo a stabilire una condotta della casa spiritista, che sarà una condotta, c'è la condotta standard e poi c'è la condotta specifica. Vibrare per chi ci viene a chiedere un dialogo fraterno credo sia ottimo. Ragazzi, qualcuno vuole dire altro? Io se posso dire una cosa, intanto che tutti gli interventi sono stati molto belli, di tutte quante, proprio ognuno vedo che aggiunge un tassello per, così, anche Regina, anche Anna, Sandro, tu, proprio per chiarire. Ecco, la cosa che però c'è sempre alla base è quella di studiare. Ecco, questo che l'hai detto all'inizio, cioè bisogna avere in mano questa dottrina, averla dentro al cuore, soprattutto averla fatta nostra, che è forse la parte più impegnativa, nel senso che richiede, insomma, di lavorare su questo. Ecco, per me questo è ancora il punto sul quale devo darmi da fare di più. Tutti. Grazie comunque veramente tutti gli interventi molto 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 belli, veramente anche le esperienze di chi sa che succedono questi incontri, queste cose che, come dicevate, insomma, testimoniano che la gente ha bisogno, c'è tanto bisogno. E poi, come diceva anche Sandro, però aspettiamo quasi che una bacchetta magica ci risolva il problema e facciamo fatica a lavorare su di noi. Ecco, questo è. No, comunque hai chiarito molto stasera molte cose su questa accoglienza fraterna, veramente bello, bello. Sandro, sei il nostro. Allora, sono le 22:35. Qualcun altro vuol dire qualcosa? Regina, Mara, Anna, Antonella. No, è stato bello e sicuramente ci fa capire che è un percorso molto impegnativo e che dobbiamo studiare tanto di poter aiutare gli altri. Così. Non mi sento per niente preparata ancora. Nemmeno io. Siamo sulla stessa barca, nel senso che siamo proprio qua per far questo, ma come diceva Helen, da qualche parte dobbiamo iniziare, proprio infatti farlo nostro.
E penso facendo così aiutiamo molto noi stessi, perché l'obiettivo magari è l'altro, ma guardate che è una soluzione molto grande anche per noi, è una grandissima opportunità. Sì, è impegnativo, ma come tutto, certo. Ragazzi, pensare di conoscere il libro degli spiriti o il Vangelo, appunto di scrivere su l'angoscia, cioè ci sono questi punti, no? Quindi cominciamo anche a fare un ragionamento che quando succede qualcosa nella nostra vita, andiamo a vedere cosa dice il libro degli spiriti. È bellissimo. Possiamo anche magari fare una volta al mese un gruppo di studio su un tema. Quali sono i temi del dialogo fraterno? Famiglia, figli. In questi giorni il lavoro. Lavoro, no? La cassa integrazione che non arriva. Esatto, la cassa integrazione che non arriva. Domani mattina si torna cominceranno tutti a chiamare per la cassa integrazione che non arriva. Addio. Sono temi importanti e che possiamo anche trovarci per approfondire quei grandi temi. In modo che quando abbiamo qualcuno che viene a fare il dialogo fraterno, abbiamo già quei temi lì un po' preparati. E poi, se lo facciamo una volta al mese, un tema, alla fine dell'anno abbiamo 12 temi. In 25 anni avremo... Sto scherzando, ma... Piano piano accresceremo le nostre conoscenze. È un ottimo consiglio. Sì. Ottimo consiglio. Io, Helen, l'avevo proposto anche a Enrico. Cioè, oltre alla teoria, di aggiungere anche la pratica. È ovvio, magari prima fai un, come si dice, un prototipo, una prova. Ecco, una simulazione. Sì. Poi, perché uno si può dire tante cose, ma fin quando non ti trovi davanti a un fatto, magari non entri, perché quando uno ti parla e ti racconta qualcosa, tu entri un pochino nel tema, un po' anche nel suo problema, no? Non che ti cali nei suoi panni, ma quasi. E parlandone un po' così, rimani un po' più freddo. Sì. Mi capisci? Sì. Allora, magari cominciare, con una prova, con una simulazione, con... Sì, io sono d'accordissimo con te. Per fare la simulazione dobbiamo almeno aver finito gli obiettivi. Sì. Perché se facciamo una simulazione con le conoscenze che noi abbiamo oggi, rischiamo di cadere nel consiglio, rischiamo di cadere nel non ascoltare bene la persona, di ascoltare una parola e farci noi il ragionamento. Quindi forse, almeno io mi sento di continuare a studiare un po' di più il libro, e poi sicuramente ci deve essere la pratica, perché come dici tu, se noi non ci mettiamo lì a pensare come faremo questo dopo con le persone, diventerà un po' difficile, cioè,
è impossibile, non andiamo a aprire un lavoro così importante senza un minimo di pratica tra di noi. Credo che o con casi che ci inventeremo o con, non lo so, vediamo un po' Enrico cosa penserà, ma dobbiamo fare un po' di pratica. Se no come facciamo a proporci? Hai ragione. Dobbiamo studiare dei casi, delle simulazioni, per vedere come si deve agire. Magari ognuno penserà un caso, una storia, un caso, e noi poi più avanti, finendo gli obiettivi, credo che magari poi vedremo con Enrico come, quando è il momento buono per fare questo. Ognuno di noi che ha pensato un caso, magari un caso che abbiamo sentito o un caso che ci siamo inventati o quello che è, e cominciamo ad andare nel vivo della cosa. È bello. Io ci sto. Oppure possiamo dare il compito per casa, no? C'è questo caso, come lo risolveresti? Anche perché bisogna... Uno magari ha anche il tempo per documentarsi, eccetera, fare una ricerca. Quindi non è un discorso che lo devi dare immediatamente, però dentro di te c'è questo meccanismo di ricerca e sai dove andare a prendere. Esatto. Possiamo fare anche questo, certo. Sì. Magari ne parliamo un attimo con Enrico. In modo tu dai un caso uguale a tutti e poi dopo una settimana vediamo come ognuno di noi porta. Certo. Comunque ne parliamo con Enrico e poi sentiamo i consigli, anche lui cosa ci consiglia. Ottimo. Bene, che così facciamo un gruppo bello, no, con tanta partecipazione. Ottimo. Dai, chi chiude adesso, dai. Chiudi tu, Elena, oppure qualcun altro. Bisogna vedere oppure qualcun altro, se c'è qualcun altro che vuole chiudere. Anna, Silvana, Regina, Antonella, Mara. Mara, Farecchia di cognome? È lei? Sì. Ah, è di origine italiana? Sì. Conosco, c'è un Recchia, mio collega. Sì, sono io. Vai tu, Eli. Vado io. Signore, noi ci ringraziamo, opportunità felice di essere in questo gruppo, studiando, cercando di aprimorare le nostre conoscenze, di acquisire conoscenze che possono essere percorsi sicuri per il nostro lavoro con noi stessi e con gli altri. Che il nostro pensiero, il nostro ragionamento possa essere dilatato, possa essere aumentato, acclarato, affinché possiamo assorbire tutte queste lezioni che ci hai dato oggi. Che la nostra dottrina passi a fare parte, viva nella nostra vita. Che possiamo trasformare in azioni tutto quello che noi impariamo dal tuo Evangelo. Che la tua luce possa brillare nel mondo passando attraverso di noi, che noi possiamo compiere
il nostro dovere di fare da specchio della tua luce per le persone che sono vicine a noi. Accogli, Signore, tutte le persone che soffrono più di noi, che possano loro sentire il sollievo del tuo amore e del tuo abbraccio, che possano sentire le nostre migliori vibrazioni di augurio affinché loro possano trovare la strada giusta per uscire dal labirinto in cui si trovano. Signore, ci rendiamo grazie per tutto quello che abbiamo e ti chiediamo la tua benedizione per la nostra settimana di lavoro, per la cassa integrazione che arrivi e per tutti i problemi che noi dovremo affrontare in questa settimana, che lo facciamo con la speranza e con il desiderio di fare del nostro meglio. Grazie, Signore, oggi sì. Grazie. 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 Grazie, grazie ragazze, è stato un piacere. Ah, bravissima Helen, da bella. Grazie per aver condotto questa bella serata, grazie. Speriamo che torni ricco piuttosto. È ancora bravissima. Nulla, per carità, ma sei bravissima Helen, tieni benissimo. È vero. Guarda, ti ringrazio, vi ringrazio, siete buoni con me perché io parlo troppo e poi magari mi confondo. Ma guarda, hai la possibilità di rivederti se registrata, quindi non è solo non il nostro problema. Non ho il coraggio. Perché farò... Oh! No, complimenti invece. Ottimo, tutto ottimo, tutto ottimo. Io vi ringrazio tanto della pazienza. No, ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, grazie a tutti. Buonanotte, ciao. Ciao, grazie. Ciao.